Freddo intenso su tutto il Piemonte, a Torino si allestisce un ricovero d'emergenza nella vecchia stazione di Porta Susa per i senza tetto e nell'Alessandrino si registra la prima vittima del freddo. A Torino diversi commercianti del centro cittadino protestano contro il possibile ampliamento temporale della ZTL. Arrestato un uomo di 54 anni del campo nomadi irregolare a Torino, dopo aver dato alle fiamme un cumulo di rifiuti speciali abbandonato. Regione Piemonte e Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo d'intesa dedicato alla trasparenza nell'uso dei fondi europei finalizzati alla crescita della regione. La CGIL Filctem, ovvero il comparto del sindacato che segue tessile, chimica, energia e manifatturiero, ha scelto Filippo Sasso come segretario generale. Il freddo spinge ancora più in basso le colonnine dei termometri. Dall'alta montagna fino alla pianura laburiana, il vento gelido siberiano prosegue la sua azione di congelamento. Il record, registrato a 4.750 metri di altezza, alla stazione meteo dell'ARPA piazzata sul Monte Bianco, è stato di meno 36,6 gradi. In Valle di Susa e a Salice e Dulzio si sono toccati i meno 20, mentre meno 18,8 è stato raggiunto sul Monte Fretev, sopra Sestri, e meno 35 sul Monte Rosa, al rifugio alpino Capanna Margherita. Temperature polari anche sulle altre vette piemontesi e nel Cunese è ripreso a nevicare. A Torino sono state 35 le persone ospitate nella vecchia stazione di Porta Susa, dove il comune ha allestito un punto di accoglienza notturna per i senza tetto. Misura straordinaria decisa per rafforzare i servizi usuali messi in campo durante l'emergenza freddo. Nel Casalese, in provincia di Alessandria, un pastore di 75 anni, Vincenzo Perri, originario della provincia di Catanzaro, è morto per un malore dovuto con ogni probabilità all'ipotermia. Il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri nei campi innevati, poco distante dalla sua roulotte, posizionata a Piancerreto per seguire il suo gregge. Sul fronte delle previsioni di tutte le stazioni meteo, mercoledì notte è attesa una nuova perturbazione. I miti venti del Libeccio si mescoleranno al gelo del Burian e l'effetto saranno nuove nevicate fino in pianura su tutto il Piemonte. A Torino diversi commercianti del centro cittadino protestano contro il possibile ampliamento temporale della ZTL. Fulvio Griffa, presidente coordinamento associazione Vie del Centro, spiega il motivo di questa petizione. È successo che c'è una proposta dell'amministrazione comunale che prevede la chiusura del centro fino alle 19.30 e la possibile entrata a pagamento. Si parla di 5 euro per entrare, quindi non siamo d'accordo su un'impostazione di questo genere e centinaia di colleghi hanno attaccato una locandina che dice quello. No, alla ZTL prolungata e a pagamento. Diciamo che è tutto partito dalla forte preoccupazione che la proposta del comune vada avanti e arrivi poi alla fine a una delibera che dica quello che ho detto prima, quindi che blocchi il centro. La scusa di fondo che l'amministrazione ha cercato è l'inquinamento, ma l'inquinamento non si combatte con queste misure. Difatti se un cittadino ha voglia di spendere 5 euro passa nel centro e inquina, se non ha voglia di passare nel centro non spende 5 euro, fa il giro, ci mette il doppio del tempo e inquina il doppio. Quali gli esercizi commerciali di Torino, in che zone di Torino sono esposta a questa locandina? Tutto nell'area centrale che sta sotto la ZTL attuale, quindi tutte le vie principali dello shopping di Torino. Ci sono i cartelli e sono centinaia. È anche partita una raccolta firme? Sì, stiamo facendo una petizione per il Consiglio Comunale, proprio per dire che siamo contrari a questa iniziativa, petizione che sta andando molto bene, è firmata dai commercianti, dai residenti e dal pubblico e quindi un grosso successo anche questo. Cosa vi aspettate che succeda? Che il Comune si sieda seriamente a un tavolo e si discuta con noi su cosa vuol fare del futuro del centro, visto che ci riguarda perché ci viviamo e ci lavoriamo e creiamo lavoro. Il problema dell'attuale ZTL, tra l'altro, coinvolge anche in maniera molto pesante i residenti, perché da quello che si capisce della proposta fatta fino adesso ci sarà un'entrata a pagamento, come c'è già adesso per i residenti, ma con una limitazione di numero di entrate e non è chiaro quanto sarà il costo, ma sicuramente, visto che il Comune deve far cassa, è facile immaginare che sia più alto dell'attuale. Noi stiamo dicendo al Comune, sediamoci intorno a un tavolo, ragioniamo in termini senza questioni ideologiche di fondo, ma volendo veramente migliorare la viabilità,
la vivibilità del centro e quindi anche gli esercizi commerciali. Noi siamo disponibili, abbiamo anche delle idee da portare al tavolo, ma il tavolo deve essere serio, ci devono ascoltare e da lì deve uscire una proposta finale che accontenti tutti. A Torino, in via Germagnano, i carabinieri della compagnia Torino Oltre d'Ora hanno effettuato diversi servizi di osservazione che hanno permesso di arrestare nel campo nomadi irregolare un romeno di 54 anni dopo aver acceso un incendio doloso. L'uomo è stato ripreso con una telecamera da un militare mentre ha dato alle fiamme un cumulo di rifiuti speciali abbandonato. Subito dopo è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di combustione illecita di rifiuti. Qualche mese fa il ministro degli interni aveva detto nel corso di un'audizione di fronte alla commissione d'inchiesta sulla sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. A particolare importanza il tema dei roghi tossici, che riguarda principalmente Roma, Napoli e in parte Torino. Abbiamo messo in campo iniziative importanti ed è mia intenzione mettere in campo misure di carattere straordinario di controllo del territorio d'intesa con i comuni interessati. Regione Piemonte e Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo d'intesa. Quali sono i contenuti? Il protocollo d'intesa è importante. Nel momento in cui noi si firma un accordo con la Regione Piemonte è quello di avere uno scambio di informazioni in tempo reale per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei finalizzati alla crescita della Regione. Quindi un controllo immediato, uno screening che si fa immediato, questa è la sostanza del protocollo d'intesa, dove noi abbiamo delle informazioni importanti per vedere se poi vengono utilizzati correttamente questi fondi europei. Cioè, nel momento in cui vengono presentati dei progetti a livello regionale, la Regione Piemonte comunicherà a noi quali sono le componenti, i soggetti che hanno presentato i progetti e noi cercheremo poi di andare a vedere se effettivamente utilizzeranno nella giusta maniera i finanziamenti europei. Qual è stato il lavoro che ha portato a questo risultato? Beh, è un lavoro di scambio di informazioni a livello istituzionale, cioè il fatto di avere queste sinergie è importantissimo, cioè non è più andare a fare un controllo, come si diceva una volta, così al buio, ma invece di andare a fare dei controlli che siano effettivamente mirati, dove la Regione si può anche in un certo momento essere più garantita dal punto di vista della erogazione di queste risorse che sono importanti per lo sviluppo della Regione come la Regione Piemonte. Siete soddisfatti di questo risultato? Soddisfattissimi, perché sempre gli accordi, i rapporti istituzionali sono molto importanti in questo campo e questo significa anche prevenire una serie di situazioni che possono essere complesse, come possono essere le infiltrazioni anche della criminalità organizzata in questi settori. Quindi averle prima e quindi essere consapevoli di questo scambio di informazioni in tempo reale è importante. Cosa vi aspettate ora? Ci aspettiamo che i rapporti istituzionali siano sempre più stretti. Questo significa anche demoltiplicare un po' quello che succede intorno alle risorse che possono essere comunque orientate anche in maniera diversa per quanto riguarda le nostre attività di servizio. Ci troviamo con Filippo Sasso, allora neo segretario del comparto dei tessili, il comparto più importante per quanto riguarda il biellese. Partiamo da qui per un avvicendamento che sarebbe stato meglio non ci fosse stato, ecco. Sicuramente sì, nel senso che purtroppo noi questa volta l'abbiamo patita un po' più delle altre, perché purtroppo non è avvenuto un cambio come dovrebbe avvenire, quindi in forma naturale con il congresso. Purtroppo è venuta a mancare una compagna fondamentale per questa organizzazione, per questo corridoio, tutti le volevano un gran bene e quindi a me sta il compito di rimettere assieme un po' i pezzi e di proseguire e andare avanti, insomma. Filippo, se negli anni 80, 70 e 60 praticamente l'80% dei lavoratori di Biel e del biellese era dedicato in qualche modo al settore tessile, adesso non è più così. Questo ha migliorato quelle che sono le relazioni tra il sindacato, il dipendente e il datore di lavoro, o sono peggiorate? Ma diciamo che la frammentazione del territorio, diciamo che ha fatto modo che nascessero tutta una serie di attività produttive differenti, quindi il territorio è dovuto abituarsi in fretta, un
un po' a rilento, dico io, perché diciamo che dal punto di vista occupazionale noi riscontriamo un dato che fino al primo semestre del 2017 era in continua decrescita, diciamo, fino ad arrivare all'ultimo dato che riscontriamo dell'ultimo trimestre del 2017, che vede una piccola ripresa sia nel settore tessile, che è il cuore ancora comunque di questo territorio manifatturiero, che in tutti gli altri servizi. Poi la Filtin CGIL rappresenta non solo i lavoratori del comparto tessile, ma anche tutta la fetta delle aziende della gomma plastica, che sono diverse nel territorio, così come quelle chimiche, ma anche tutta la parte dei servizi, che sono poi quelle aziende che simpaticamente mandano la bolletta ai nostri utenti, e quindi è bene che il lavoro di queste persone sia importante e fatto bene. Purtroppo troppo spesso anche attraverso le agenzie di lavoro interinale, nel senso che non è che io ce l'abbia con le agenzie interinali, però è comunque un lavoro che non dà prospettiva di futuro alle famiglie, e quindi è quello che chiedono nel territorio. Cioè, la stabilizzazione secondo me sarebbe un dato importante. Ci sono aziende che stanno facendo accordi, quindi la cosa positiva è che si sta riprendendo nelle aziende a fare accordi sia per la stabilizzazione che per gli integrativi aziendali, cosa che non si faceva da anni ormai. La presentazione della 31ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il direttore Nicola Lagioia presenta il programma. La 31ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino sarà dal 10 al 14 maggio, sarà la fiera in cui tutta l'editoria italiana si ritroverà sotto lo stesso tetto, perché tutti gli editori, sia i grandi gruppi che gli editori indipendenti, parteciperanno a questa edizione. Il paese ospite sarà la Francia. A tutti i protagonisti della fiera abbiamo chiesto di rispondere a 5 grandi domande sulla contemporaneità. Infatti un giorno tutto questo è il titolo di questa edizione. È da Bernardo Bertolucci al premio Nobel Erta Müller, a Limonov, a Javier Cercas, a Fernando Aramburu, a Alicia Jiménez Bartlett. Insomma, abbiamo veramente quest'anno un programma stellare, e quindi a Torino arriveranno le menti più brillanti sparse ai 4 angoli del mondo, che per 5 giorni si ritroveranno nella stessa città. Cosa si aspetta lei quest'anno? Io mi aspetto che sia, appunto, come dicevo prima, Torino la casa comune non soltanto dell'editoria italiana, ma anche della cultura europea, perché Torino è il Salone del Libro, è diventato in questi 31 anni uno dei punti di riferimento, proprio un laboratorio culturale di fondamentale importanza proprio a livello europeo. Benvenuti a questa che è la nostra presentazione della 31ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Sarà una ricca, ricchissima edizione. Sarà anche un'edizione che vuole ricordare alcuni momenti importanti della nostra storia, alcune celebrazioni. E quindi mi consentirete di iniziare proprio da uno di questi momenti della nostra storia. Nel luglio del 1946 l'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno, nominò una commissione di 75 membri per redigere il progetto di Costituzione. La commissione era articolata in 3 sottocommissioni, e la prima era quella che avrebbe dovuto definire quelli che noi ricordiamo con orgoglio come i principi fondamentali della Carta del nostro Paese. Tra questi principi, uno che venne subito in discussione doveva riguardare il tema della scuola e della cultura. I due relatori a cui venne affidata questa difficile, importante definizione erano Concetto Marchesi e Aldo Moro. Dopo molte, a volte controverse discussioni, il progetto vide una sua realizzazione in quello che è l'articolo 9 della nostra Costituzione. Recita così: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica, la ricerca tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico-artistico della nazione. Sono passati 70 anni, ma i valori, le aspirazioni che mossero i padri costituenti sono di straordinaria attualità.
Come è stato giustamente scritto, il suo fine voleva essere la produzione, la distribuzione di conoscenza, la costruzione di eguaglianza, il pieno sviluppo della persona umana. Il modo diretto, senza alcun dubbio, per formare i futuri cittadini di un paese libero. Oggi è sicuramente un passo importante e la risposta massiva di tutti gli enti e le istituzioni ci dà molta fiducia per fare nuovamente un grande lavoro in vista di questa importantissima tappa. Quindi dalla presentazione, che sicuramente sarà un momento spettacolare con la presenza di tanti campioni, la provincia di Cuneo è in fermento, la provincia di Cuneo è nuovamente pronta ad ospitare il Giro d'Italia. Lavoriamo per questo evento sportivo, ma soprattutto lavoriamo per la promozione del territorio cuneese. Abbiamo creduto molto in questo, abbiamo investito anche per le giovani generazioni, perché si parla di ciclismo professionistico, ma si parla anche di territorio, di un modo diverso di approcciarlo, di offrirlo sia per il turismo che per lo sport, e questo può fare molto. Il Giro d'Italia aiuta tanto, ma soprattutto poi tutto l'associazionismo e i comuni fanno il resto. Noi ci crediamo, investiamo anche per questo. Riportare il Giro nella mitica Prato Nevoso, che sta diventando oggi in ambito internazionale del ciclismo un po' l'Alpes d'Huez del Tour de France, è un elemento che farà bene alla stazione sciistica sicuramente, ma farà bene ancora una volta, credo, alla nostra comunità. È bello comunque vedere vari enti, vari rappresentanti dei territori che lavorano assieme per una vetrina come il Giro d'Italia, che attraversa quasi tutta la provincia di Cuneo, dalla Langa fino alle nostre montagne, deve essere il motore trainante per far lavorare tutti, per promuovere di più ancora il nostro territorio. Abbiamo diviso il lavoro su più fronti, parte operativa, tutta la logistica, abbiamo deciso di affidarla a una struttura, a un'associazione, l'associazione turistica Mondolè, con la quale abbiamo già organizzato il concerto di Ferragosto nel 2017, di conclamata esperienza, che seguirà tutta una serie di iniziative che vanno dalla intitolazione dei 12 tornanti che portano dal Ponte dei Bergamini fino al Colle del Prel, legata ai grandi nomi del ciclismo che hanno caratterizzato le nostre montagne, al un crono test point, cioè una salita cronometrata per tutti gli appassionati, alla tribuna dei 200, che sarà un momento di avvicinamento degli appassionati a questo grande arrivo. Tutta una serie di operazioni che ci devono accompagnare a questo 24 maggio, che, augurandoci un tempo che ci sorrida, deve essere una grande giornata di promozione, di sport e chiaramente di ritorno economico per tutto il territorio. Giro d'Italia che torna ancora una volta in provincia è una grande soddisfazione. Intanto mette a frutto tutte le migliori energie, tutti si stanno mobilitando, anche la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo farà la sua parte, perché un evento di questa portata ci rappresenta, ormai è nella nostra storia, e anche quest'anno con questa splendida tappa a Prato Nevoso sarà determinante. Questo evento è un evento importante che non deve durare un giorno, deve portare volano per diversi anni e anzi deve far rimpiangere e quindi riportare la gara in cuneese. Senza la squadra non si vince.